Buongiorno ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi riordiniamo insieme lo studio perché è da troppo tempo che sto rimandando questo lavoro, è un casino totale. Ultimamente in questa stanza filmo solo i video e non faccio altro, quindi è costantemente in disordine. Però è arrivato decisamente il momento di dargli una sistemata e pensavo di sistemare anche un cassetto che è un caos, talmente un casino che stamattina nell'andare a cercare una matita per gli occhi ho trovato queste lenti colorate. È da un sacco di anni che le ho, non le avevo mai aperte, o meglio, ne avevo due o tre, ne avevo prese due o tre di scorta. E l'ultimo paio di lenti, diciamo, non le avevo più utilizzate, quindi erano ancora confezionate per bene, però sono da un po' di anni che le ho, quindi ho detto prima di buttarle nel cestino senza neanche utilizzarle, forse è meglio usarle, quindi le ho messe oggi al posto delle solite lenti che metto giornalmente. Io sì, porto le lenti a contatto e mi trovo benissimo. Infatti queste ovviamente sono le lenti sì colorate ma anche graduate, perché altrimenti non è che ci vedrei benissimo. In realtà non mi manca molto, però ho bisogno comunque di portare le lenti a contatto, mentre di solito quando sto al computer porto l'occhiale da vista. Però soltanto in quel caso, per tutto il resto sempre le lenti a contatto perché le preferisco. Comunque stamattina riordiniamo insieme lo studio perché adesso vi faccio vedere in che condizioni si trova. Sono in corridoio fino a qui, tutto bene, ma nel momento in cui entro nel mio studio devo mettere le mani nei capelli perché c'è un caos. Allora, vedete appesi alla parete queste stampe, questi teli, chiamiamoli come vogliamo, che mi servono come sfondo per i video. Ho questa fantasia tutta brillantinata, mi piace tantissimo, e poi c'è quest'altra che è stropicciata, però poi in video fortunatamente non si vede, tutta rosa con tipo dei pois o comunque dei disegnini più piccolini sul dorato, e appunto questi mi servono per come sfondo per i video, e quindi quelli restano qui perché mi sono comodi. Non è sicuramente molto elegante e bello da vedere, però mi servono, quindi li lascio così. Ho spostato la scrivania perché appunto dovevo registrare un video, quindi avevo l'obiettivo, insomma, qui la macchina fotografica, qui questa era la mia postazione e l'ho lasciata qui. Infatti, come vi dicevo, non vedete il computer perché l'ho portato in sala da pranzo ed è praticamente sempre là ormai. Anche perché di là fa molto più caldo, io adoro il caldo. Il cassetto più terribile di tutti è questo qua. Questo comunque è il mio look di oggi. Pantaloncino super aderente, un leggings molto comodo. Le solite calzettone belle pesanti che mi piacciono da tenere in casa perché scaldano un sacco i piedi. E poi un maglioncino che tra l'altro ho notato che le maniche sono un po' stropicciate, maniche super ampie. Questo l'ho preso da Bershka forse 2 anni fa, mi piace molto, è davvero super super ampio, guardate, e se non ricordo male è una taglia XS, quindi veste davvero molto ampio. Comunque, look a parte, questa è la situazione sulla mia vanity table che, come potete capire, non sto utilizzando in questo momento, in questi giorni, in questo periodo per truccarmi qui perché, cioè, non c'è lo spazio neanche per appoggiare qualcosa. E il cassetto più brutto di tutti è questo. E qui c'è da fare un riordine e buttare davvero tanta di quella roba che forse è proprio meglio iniziare da qui. Prima di togliere tutte le cose che ci sono qui nel cassetto, mi sa che è più logico andare a svuotare dalle cianfrusaglie, dalle cose che ci sono qui sopra, per avere lo spazio dove appoggiare le cose che poi voglio tenere nel cassetto e quelle che invece vanno nel cestino. La prima cosa che sono andata a fare è stato togliere tutte le cose che c'erano sulla vanity table, perché altrimenti non sapevo poi dove appoggiare le cose nel cassetto, che erano davvero tante. Mi sono resa conto di aver utilizzato questo cassetto come discarica, mettevo dentro la qualunque, infatti ho buttato tantissime tantissime cose, tutte cartacce che non mi servivano più, cose vecchie che sono andata a cestinare, e era arrivato decisamente il momento di fare questo lavoro perché il cassetto era inguardabile, cioè c'era davvero un casino e non riuscivo più a trovare niente. Quindi sono andata a selezionare le cose che effettivamente potevano essermi ancora utili e che mi servivano, le ho rimesse
molto meglio all'interno del cassetto, ho organizzato tutto meglio e tutte le altre cose invece le ho buttate. E c'erano tante di quelle cartacce, tante di quella roba che non mi serviva più, che mi sono resa conto che questo è il lavoro in realtà che dovrei fare molto più spesso, perché tante volte si ha il vizio di mettere nel cassetto una cosa che potrebbe già non servirci più, ma che non si sa per quale motivo conserviamo ancora, e poi alla fine si accumulano le cose una dietro l'altra e i cassetti, gli armadi, qualsiasi cosa è sempre piena, è sempre un caos. Quindi questo è un lavoro che penso sia da fare molto frequentemente, e meno male che mi sono decisa a farlo perché ce n'era decisamente bisogno. Qui mi vedete, stavo mettendo via i palloncini, questi li avevo comprati per, non ricordo se il mio compleanno o per Capodanno, comunque alla fine mi erano avanzati e li ho ancora qui di scorta. Poi una volta svuotato tutto sono andata ovviamente a pulire lo specchio, la vanity table, e ho riposizionato tutte le cose al suo posto. La prima parte è stata riordinata, ora non guardate le cose che ci sono qui per terra sul tappeto, dopo ovviamente vado a sistemare anche loro. Qui c'è un pennellino piccolino per gli occhi, intanto lo metto qui. Comunque, vanity table ordinata, che bello quando è così, peccato che dura sempre poco. Anche il cassetto l'ho ridotto notevolmente. Qui ci sono i palloncini da gonfiare, qua alcuni orologi, poi in questo contenitore ci sono le fasce per capelli e gli elastici, ci sono questi coriandoli che sono carini per creare i pacchi regalo, e le lenti a contatto. Tutto il resto invece sono andata a buttarlo perché c'erano tantissime cartacce inutili che non mi servivano più. Passiamo adesso all'angolino della cassettiera e alle cose sparse qui a terra, ci penserò dopo, vado con ordine perché altrimenti creo soltanto ancora più casino. Allora, qui sicuramente ci sono da togliere tutti questi vasi e vasetti, questi probabilmente li porterò in un'altra stanza perché qui non so dove metterli, un po' di trucchi che sono da mettere via. Vediamo i cassetti se sono abbastanza ordinati, in caso li lascio così. Allora sì, dai, a parte questo che è decisamente da lavare, questo lo utilizzo per pulire i pennelli, però ora è arrivato il momento di lavare anche lui, quindi lo porto in bagno. Qui ci sono tutte le creme nuove, prodotti di skin care, qui in fondo abbiamo altre cose, quindi le lascio tutte qui ben organizzate. Gli schetti di cotone restano qui. In questo contenitore ci sono tutti i prodotti di skin care, c'è un cerchietto che dopo metto da un'altra parte, maschere e quant'altro, questo resta tutto qui. Questi pennelli non c'entrano nulla qua, quindi li vado a togliere. Questi però sono tutti puliti, aiuto, quindi intanto li metto qui. Poi qua cosa abbiamo? Altre lenti a contatto e altri prodotti skin care e prodotti per capelli. Qui dai, è organizzato abbastanza bene, quindi lo lascio così. Poi nel secondo cassetto, sì, anche questo è organizzato abbastanza bene. In realtà questo lavoro l'ho fatto non troppo tempo fa. Qui ci sono tanti prodotti per capelli, shampoo, balsami, ci sono le bombe da bagno, quasi quasi stasera mi faccio un bagno caldo, e altri torici qui sotto nuovi. Qui ci sono tanti prodotti di make-up nuovi, mai aperti, quindi restano bene organizzati qui. Questi invece sono tutti prodotti che mi sono arrivati recentemente da Yes Style. Questo però è un prodotto di skincare, quindi lo porto sopra. Tutto il resto è makeup. No, questo è skincare e il resto è makeup. Lascio qui queste pochette perché altrimenti non saprei dove metterle, visto che comunque c'è spazio, le lascio qui. E queste le vado a mettere qui. Questo di qua. E voilà. Terzo cassetto, vado abbastanza veloce ragazze perché comunque non è disordinatissimo. Allora, qui cosa abbiamo? Ci sono queste pochette che mi sono state date all'evento di DM Beauty. Sapete che faccio parte del team, magari qui sotto nell'info box vi lascio la pagina Instagram di DM Beauty. Io insieme ad altri ragazzi pubblichiamo dei video dedicati principalmente al make-up o comunque alla skincare video beauty. Quindi se ancora non seguite questa pagina vi consiglio di andare a vederla perché offre
un sacco di consigli, e all'evento ci hanno dato queste cuscettine, una per me e una per Ste, perché era venuto anche lui, dove all'interno ci sono un po' di fotine. Ve le faccio vedere velocemente. Questa ce l'hanno scattata all'evento, siamo io e Ste. Molto bella, questa quasi quasi la lascio fuori per ricordo. Idem questa, scattata sempre all'evento con Alessia, anche lei fa parte del team di DM Beauty. E poi qui ci sono altre fotografie, che ora vi non sto a farvi vedere nel dettaglio, sempre durante l'evento, durante la serata. Questi restano qui, e qui sotto ci sono altri prodotti. E profumi, queste sono acque profumate di Lidl, ragazze, sono buonissime, provatele, cioè io le adoro. Anche questo profumo buonissimo, questo lo tiro fuori perché vediamo se mette a fuoco, mi piace molto, è una profumazione dolce, e la metto intanto qui, poi andrà con gli altri profumi quando riordino dopo. Comunque anche qui sì, direi di lasciare così. Qui sotto ci sono altre pochettine vuote, qui ci sono un po' di prodotti di Pixi che ho lasciato qui, dopo magari li organizzo insieme agli altri, però per ora lasciamoli ancora qui, non si chiude. Ok, e qui nell'ultimo cassetto invece ci sono le cose dedicate più che altro alle macchine fotografiche, quindi cavalletti, caricabatterie, non so perché ci sono qui degli smalti e delle pochette, forse perché non ho più posto. Vado sicuramente ad aggiungere qui questo power bank, prima era nel cassetto che ho appena finito di sistemare, questo se vi interessa l'ho preso da Primark, guardate quanto è bello, e lo aggiungo qui. Poi vediamo se qui in giro altre cose da mettere, sì, c'è questo cavo che inserisco qui, e poi non c'è altro, direi di no. Fatto questo, adesso vado a sistemare il casino che sta regnando qui sopra, ci sono un sacco di cose, adesso li organizzo bene, come ad esempio questi pennelli. E probabilmente adesso andrò a selezionare, o comunque lo farò magari off camera, i pennelli che voglio tenere, perché comunque ne ho tanti, e quelli che invece aiuto alla fine non li utilizzo mai, quindi magari li regalo a mia sorella. Anche questo angolino è stato ordinato. Adesso passiamo da questa parte. Allora, qui c'è questa scaletta che ho preso su Westwing, dove ho messo questa foto che adoro di me e Ste a Las Vegas, è un ricordo bellissimo, poi mi piace proprio la foto. Poi qui sopra ci sono due candeline di IKEA che non ho mai acceso, tra l'altro hanno anche un buon profumo, però non avendole mai accese non so quanto possano poi profumare la stanza. Qui sotto ci sono c'è questo sacchettino di Saint Laurent con la scatolina, mi piaceva molto, non l'ho buttata e l'ho messa qui come decorazione. Un poster di un quadrettino di Maison du Monde, e qui sotto vado a rimettere perché non c'era, questo pacco regalo bellissimo di Pixi. Se riesco a registrare questa clip, ragazzi, è un miracolo, perché si continua a bloccare la memory card e continua a darmi errore memory card, quindi sarà tipo la centesima volta che sto provando a fare questa clip e adesso non si sta bloccando, quindi incrociamo le dita. Sono di nuovo qui in studio, per voi saranno passati semplicemente qualche secondo, per me invece è passata una giornata intera, perché poi ieri alla fine ho deciso di iniziare a decorare la casa per il Natale, ho iniziato a fare qualcosina e ho anche registrato il video che sicuramente vedrete presto sul canale. Non so se prima di questo, comunque li vedrete sicuramente prestissimo tutti e due. E quindi ho interrotto la sistemazione dello studio. Dove ero rimasta? Allora, ho finito di sistemare la vanity table, la cassettiera e l'angolo vicino alla finestra. Adesso mi resta tutto il resto. Non mi sembra vero, ragazze, che stia andando e non si stia più bloccando. Comunque poi stasera vado a prendere un'altra perché devo andare a recuperare Ste, quindi poi ci fermiamo in negozio a prenderne una perché non posso andare avanti così. Comunque, vanity table,
l'ho sistemata molto bene. Ho messo questa sedia che prima era alla scrivania e l'ho spostata invece qui, questa poltroncina che mi piace molto. C'è questo cuscino senza fodera, dopo magari vado a recuperarne una e la infilo qui. Poi c'è la cassettiera bella ordinata, adesso vedete il caricabatterie, ma perché ho caricato la batteria poco fa e è rimasto qui. Poi angolino di qua, a parte la lampada a terra, qui ho sistemato per bene la scaletta. Poi qui nell'angolino c'è questo poster con alcune delle mie foto, tra cui Gioia, e non so dove appenderlo, quindi intanto è posizionato in questo angolo che devo dire in realtà mi piace molto. E adesso arriviamo alla parte incasinata, in realtà spero di non metterci troppo a sistemarla e riordinarla, però questa è la situazione. La scrivania è piena di cose, i cassetti non ne parliamo, anche perché l'altro giorno mi è caduto il portapenne, si è frantumato, quindi momentaneamente le penne le avevo messe tutte qua. Intanto chiudiamo. Questo angolino è carino, cioè non è in disordine, quindi lo lascio così. Mannaggia a questa carta che si sta già staccando. E poi c'è da sistemare questo angolino qui. Questo è uno degli ultimi acquisti natalizi che ho fatto, dopo lo sposto, anche perché devo finire ancora di decorare la casa per il Natale, tante cose ancora le devo mettere. Quindi direi di ricominciare a riordinare lo studio fra 3, 2, 1, via! Arriviamo adesso alla scrivania, che era sommersa di trucchi, era piena di cose, cotton fioc, specchio, c'era addirittura il metro, non so cosa ci facesse il metro sulla scrivania, ma c'era anche quello. Qualche giorno prima avevo registrato un video di make up, quindi ecco perché c'erano un po' di trucchi in giro, ma c'era anche tanta altra roba che sono andata a spostare, quindi ho tolto tutto anche in questo caso dalla scrivania, ho pulito per bene, perché ovviamente per pulire bisogna togliere qualsiasi cosa sopra il mobile, sopra la scrivania, insomma sopra quello che vogliamo andare a pulire, perché io non riesco a pulire se lascio tutte le cose sopra semplicemente spostandole un secondo. Quindi ho tolto tutto, ho pulito, ho rimesso la scrivania al suo posto e sono andata a sistemare anche il cassetto, come avete visto. Ho rimesso anche la lampada, che per giorni è stata semplicemente a terra, buttata lì come se nulla fosse. E poi ho riorganizzato all'interno di questo contenitore le penne, perché l'altro mi si è rotto, quindi ho dovuto sostituirlo con questo. Sono poi passata a questa libreria che però non mi convince, non mi sta più convincendo ultimamente. Sarà che, comunque dopo ve l'ho detto anche nel video, sarà che metto le cose semplicemente così appoggiate, forse creano un po' di casino, non lo so. Voglio trovare una soluzione, quindi magari se avete qualche idea di come sfruttare un pochettino meglio questa libreria, io la chiamo libreria ma è uno scaffale in realtà, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Stavo anche pensando di spostarla in camera da letto, prendere altre ceste come queste bianche che vedete, così in questo modo le cose restano nascoste, non si vede il casino. Però non lo so, perché è sempre stato questo mobiletto è sempre stato un'icona del mio studio, anche quando vivevo con i miei, quindi in realtà mi spiace toglierlo da questa stanza. E poi sono andata a passare il pavimento, prima con l'aspirapolvere ho ripreso in mano il folletto, che in tutta onestà è molto più potente di quello che ho preso da Lidl, che comunque uso molto volentieri, però il folletto è tutta un'altra cosa. E poi ho passato il lavapavimenti. Ho ufficialmente finito di riordinare e pulire lo studio, sono stata velocissima oggi, in mezz'oretta, 40 minuti ho fatto tutto e fortunatamente la fotocamera non mi ha dato più problemi, quindi incrociamo le dita, speriamo di riuscire a finire il video. Ho sistemato tutto. E una cosa che ho, un'abitudine che ho preso in quest'ultimo periodo, è il profumare la casa con le candele oppure gli spray per i tessuti, proprio perché mi piace entrare in casa e sentire proprio un buon profumo, non solo profumo di pulito, ma anche profumo di candele oppure di spray per i tessuti. Oggi vado ad utilizzare questo al profumo di vaniglia, io amo le profumazioni dolci. Questo adesso lo vado a spruzzare sul cuscino, no questo no perché è in similpelle, quindi non va bene. Lo spruzzerò quindi soltanto sul tappetino rosa che ho sulla sedia della scrivania, e una cosa che faccio è spruzzare questi spray per tessuti o per ambienti anche sulle piante finte. Partiamo da queste rose, do giusto una spruzzata veloce e poi andiamo qui sul tappeto. In realtà questo sì, sarebbe un tappeto, però io lo utilizzo sulla sedia come decorazione. Voilà.
E poi su queste piantine piccole piccole dell'IKEA, che tra l'altro le trovo graziose. Uno, due, voilà. Adesso vi faccio vedere lo studio com'è bello in ordine. C'è una cosa che mi infastidisce, sicuramente se mi conoscete l'avrete già capito, ovvero questa carta incollata al muro con lo scotch. Non mi piace esteticamente, è proprio brutto da vedere, però ripeto, mi serve per fare video, mi servono questi sfondi per fare video che in realtà non pubblico sul mio profilo, ma vanno sul profilo di DM Beauty, che è un profilo Instagram con cui lavoro, e quindi Mi servono sempre e non posso toglierli perché ci metto un'infinità di tempo altrimenti a rimetterli, quindi restano qui anche se non mi piacciono. Comunque questo è lo studio bello bello in ordine, vi faccio davvero un tour super veloce perché comunque prima vi ho fatto vedere bene o male come sono andata a sistemarlo. Allora, questa qui è la vanity table dove ho riordinato decisamente, perché prima, se vi ricordate, c'era un casino. Ci sono i pennelli, c'è questa scatolina di Benefit che mi piace molto, quindi la lascio a vista, lo specchio e altre cosine. Poi c'è la cassettiera dove sono andata a togliere il vasettino più piccolo. Io ho messo questo di Maison du Monde perché quello che c'era qui l'ho utilizzato sulla scrivania in quanto ho rotto il portapenne. Poi angolo scrivania, voilà. Il computer al momento ce l'ho ancora, il computer fisso è in sala da pranzo, quindi ho messo qua il portatile. E qui sopra, non so se vi ho fatto vedere, ho messo tre poster, sono di disegno. C'è questo però che è la cornice nera perché l'avevo preso, se non ricordo male, forse l'anno scorso, ed era semplicemente appoggiato alla cassettiera. Poi quest'anno ho preso questi due con la cornice oro rosa, mi piacevano abbinati, però devo prendere la cornice oro rosa perché così non sta bene, quindi appena un attimo faccio un acquisto su disegno e vado a sostituirla. Qui ho messo tutte le mie penne colorate che mi piacciono molto, le ho lasciate a vista. E una cosa, non so se notate, guardate qua, qui e anche qui si è rovinata la scrivania e non la utilizzo male comunque, cioè non so neanche come io abbia fatto a scheggiarla in questo modo. È venuto via proprio il colore, il bianco, ed è rimasto sotto il legno. Qualità pessima perché ce l'ho da meno di un anno e si è già rovinata in diversi punti. Poi qui sta davvero male, quindi mi sa che andrò a sostituirla. Poi cassettiera con i trucchi è rimasta tale e quale, e qui sono andata a riorganizzare le cosine perché erano tutte un po' buttate lì. Neanche così mi convince molto, nel senso che ci sono forse un po' troppe cose, tipo questa piantina non mi piace, quindi la vado a togliere. Questa facciamo così che ne lascio soltanto una, forse preferisco così. Ok, non mi convince molto perché comunque ci sono semplicemente delle decorazioni così appoggiate un po' a caso. Devo rivedere un attimo questo angolino, comunque al momento è così. E dopo questo mini tour super veloce direi di chiudere qui il video. Sono molto contenta di aver ordinato questa stanza perché aveva assolutamente bisogno di essere riordinata. In queste ultime settimane era diventata un totale casino, un totale disordine, e mi sentivo male ogni volta che venivo qui, quindi vederla così adesso davvero wow, cioè sono molto contenta. Spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grosso bacione, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video perché ne arriveranno tanti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!